Ivan Cotroneo è un autore dei nostri tempi. E io ho scelto questo libro perché mi ha fatto capire un amore impossibile. Cioè, ho capito l'amore e l'indifferenza. Come hai considerato il rapporto di Michele con Maria? Il rapporto di Michele con Maria non c'è mai stato un vero rapporto, perché Maria lo amava, se ne è innamorato. Michele invece non la pensava neanche, non se ne rendeva conto che lei esistesse. Per Michele Maria non è mai esistita. E tu hai detto prima che iniziasse questo colloquio che l'indifferenza spesso uccide. Sì. Ce ne vuoi parlare? Perché l'indifferenza spesso uccide, proprio perché l'indifferenza è un'arma. Perché ti ferisce dentro. Più una persona ti vuole, ti desidera, ti ama, con l'indifferenza tu la uccidi. Dunque Michele praticamente fa l'indifferente. Sì. Lei sostanzialmente trova... Lei nonostante tutto continua a cercarlo, continua... Per questo va dalla professoressa a farsi consigliare, a farsi dare... Tu hai scoperto che questo romanzo a te piaceva, subito o verso la fine? Per capirlo, per farmi un'idea di cosa vuole dirmi lo scrittore, ci è voluto verso... Ripeto... L'hai vista come una storia vera, sì, o come una storia di fantasia? Sì, come una storia vera. I libri che parlano della nostra... dell'adolescenza, del nostro periodo di vita, mi appassiono, perché cerco di immedesimarmi, di trovare la verità. Che cos'è l'adolescenza? Hai avuto uno shock da riconoscimento all'interno del romanzo? Voglio dire, ti è piaciuto perché ti sei riconosciuto in qualche personaggio? Ti è piaciuta la Maria? No, mi è piaciuto perché ho capito i due lati dell'amore. L'indifferenza la si applica solo quando una persona per te non esiste, non provi nulla. Però prima del seminario tu hai detto che di fronte all'indifferenza tu rispondi con un no, perché con non un è no preciso. Una cosa. Se dovessi dare un voto a questo romanzo, che voto daresti? 7. Come mai non un 9 o un 10? Perché è troppo. Prima di questo romanzo hai letto altre cose? No, cioè sì. Se tu mi autorizzi a pubblicare questo tuo intervento su YouTube.